Com'è nata la scelta? Come è ricaduta la scelta su Emi? Suemi, e niente, me l'ha presentata il suo agente e cercavo all'ultimo momento, sai, poi purtroppo quando si preparano le cose ci si riduce sempre all'ultimo momento. Ci siamo accorti qualche giorno prima di partire per l'inizio delle riprese che ci mancava la vittima preferita di Jack Lametta. E quindi ho fatto velocemente dei provini. Il suo agente mi ha proposto delle ragazze. Io cercavo una ragazza giovane, fresca, carina. E ho visto lei e me ne sono innamorato subito. Infatti, l'ho presa immediatamente. Amy, però volevo Sì. sentire da te questa Ma per cosa. me è stata fantastica questa esperienza perché nasco come ballerina e come cantante, non nasco come attrice. Quindi mi sono messa in discussione sotto questo fronte. Pier Francesco me ne ha data l'opportunità e ne sono stata veramente fiera e contenta. E sinceramente è una storia che non mi può colpire perché ho 21 anni, la vivo e l'ho vissuta attraverso mia madre che mi ha raccontato questa sua esperienza del terrore di uscire di casa, appunto, di questo individuo, poi non è identificato. Però sì, mi ha divertito. In quel momento può mettere anche un po' di inquietudine perché bene o male lo spareggio me l'hanno fatto e poi cerchi di calarti nel personaggio. Ovviamente non lo puoi vivere perché poi il Dove lo taglio si spareggio? lava. Ah no, è No, vedi, tolto, sì, è infatti stato no, non tolto. ce l'ho. Cioè, Poi si è non lo potete vedere, però non ce l'ha il lavato. taglio. Però sicuramente faceva un po' senso, è Devo stato dire che la truccatrice è stata bravissima perché sembrava vero. fantastico, Faceva fantastico. Vogliamo veramente ricordarla la paura. truccatrice? Sì, Ce c'è un la ricordiamo momento la di amnesia. truccatrice? Ce la Ho beccato l'amnesia. Adesso, però adesso non andiamo avanti se non ricordiamo la ok. truccatrice per Assolutamente. forza. Ci limitiamo a dire che adesso è veramente brava. Bravissima. E Spesso niente. si lavora insieme e poi no, no, comunque No, era veramente tutto vero. E era quindi tutto lui vero. poi insomma, sì, è molto professionale, molto attento. E c'era agitazione sul set, però, nonostante questa sua grande professionalità, devo dire che Pier Francesco mi ha fatto sentire a suo agio, mi ha dato le indicazioni giuste. È stato un ottimo inizio che poi ovviamente mi ha portato fortuna perché sono stata chiamata a Io Pago al bagaglino, e quindi da lì è iniziata la mia carriera. Quindi, insomma, devo un po' a tutta questa storia. Vero, Pier Sì, Francesco? certo. Ti sei isolato, stai pensando al nome Con della la truccatrice, no, sai truccatrice. quei Sì. lapsus, cioè quelle amnesie improvvise, che poi tra l'altro è una mia carissima amica, tra l'altro, e in questo momento sarà l'emozione del microfono. Ma Tu devi sapere, i microfoni di Radio Roma emozionano Sì, incredibilmente. ma Non sarà è la quello, prima ma è volta che succede quello allora. questo. Io dopo una trasmissione radiofonica, per una serata, io pensate, una memoria incredibile per i numeri, per il bancomat, no? Sapete, per una serata non sono riuscito a usare il mio bancomat perché avevo un'amnesia totale. Vero, ma capita, a volte Non mi era capita. mai successo, ho avuto dei Capita. seri problemi quella sera. Bene, a questo punto io direi che ci fermiamo per qualche minuto. E per pochi Per ricordarci il secondi, nome della una mezza. truccatrice. No, andiamo Lo subito a cerchiamo telefonare. No, vabbè, subito. adesso ci ricordiamo anche il nome della truccatrice, però nel frattempo incombe la pubblicità perché è una cosa di rigore, proprio una. Posso annunciarla? L'ho sempre desiderata annunciare la pubblicità. Fallo Posso anche a Radio farla? Roma, vai. Posso? Allora, per Radio Roma, pubblicità. Radio Roma, Radio Roma. Bene, ecco la pubblicità che tra l'altro è stata sicuramente molto più ascoltata perché è stata annunciata da Amy. Ritorniamo ancora in studio. Sì. Ecco, a un certo punto ci sento di tutto veramente. Però a questo punto io direi una È il cosa. bello della No, diretta. no, dato che abbiamo scelto noi ogni settimana, ogni puntata, scegliamo una colonna sonora di un solo artista, in genere un cantante, un cantautore. Oggi è soltanto musicale, effettivamente, perché dal carissimo amico, tra l'altro mio di Radio Roma, Claudio Simonetti, autore delle più grandi musiche dei film di Dario Profondo Argento, rosso. da Profondo Rosso a Suspiria, Opera, Inferno, Demon, eccetera, eccetera, Tenebre, Fenomena, a questo punto io vorrei ascoltare, perché oggi abbiamo scelto Sofferenza. con una colonna sonora proprio le canzoni, le musiche di Claudio Simonetti. E dall'album che ha scritto qualche anno, che ha inciso qualche anno fa, che appunto è Tributo a Dario Argento, prima lui era il rappresentante principe, diciamo, dei portavoce dei Goblin, poi ha fondato questo nuovo gruppo che si chiama Demonia e adesso le serate lui fa spettacoli proprio con questo gruppo. E appunto io innanzitutto saluto Claudio perché è stato più volte ospite qui, tra l'altro ha avuto dei piccoli problemi di salute ultimamente, ma presto sarà nuovamente qui con noi. E perciò ci ascoltiamo proprio da questo album che è stato arrangiato poi in maniera particolare, insomma, rispetto a quelle che erano le precedenti registrazioni. E
E ci ascoltiamo proprio la canzone, forse la, che gli ha dato più la musica, direi, e che gli ha dato più successo, sicuramente l'ha fatto più conoscere, appunto, Profondo Rosso, che è la sigla, appunto, dell'omonimo film, appunto, di Dario Argento. Il tema portante, la colonna sonora. Le sigle, normalmente si usa per le trasmissioni televisive, per un film si parla di... E Marianna Zambenedetti chi è, Francesco? Ma è la giocatrice del film. Naturalmente noi lo sapevamo. Era una finzione, era tutto un gioco. Ma che pare che mo un regista e un'attrice non si ricordano il nome della truppa di Ma dai, avete fatto questo scherzo. Abbiamo fatto. D'altra parte, se no diventa una trasmissione troppo seriosa. Invece noi ci piacciono cose informali. Francesco, come nei film, deve lasciare così pathos. Ho visto il backstage ieri, guarda, veramente. Chiedeva una risata da pazzo. L'attore, giusto? Comunque mi ricordo. Era meglio la mia, però, dai. Comunque a questo punto ascoltiamoci appunto dal Claudio Simonetti, da Demoni, appunto, il gruppo capitanato da musicale capitanato da Claudio Simonetti, Profondo Rosso. Indimenticabile musica, quella di appunto Profondo Rosso, del maestro Simonetti, tra l'altro realizzata in questa occasione, tratta proprio da un tributo a Dario Argento da parte dei Demonia, che sono appunto il gruppo con cui Claudio Simonetti, che in questo momento di cui è portavoce, è parte principale. Leader. Anzi, cogliamo l'occasione per salutare Claudio Simonetti. Ciao Claudio. Tre volte prima. Lo salutiamo. Non è mai abbastanza. Lui è un grandissimo autore di colonne sonore, è un grandissimo musicista ed è una persona squisita. Bravissimo. Quello prima si è una persona squisita, poi si è un grande professionista. Perché se non ma le due cose squisita, secondo me vanno di pari passo. Sicuramente. Perché i veri grandi sono anche le persone più umili, più alla mano e più semplici. Certamente. Come per Francesco Campanella. Certo. Certamente. Certamente. E come Amy Berman. Era quello che volevamo sentirci certo. dire. Era fatta apposta, infatti. Bene, io ringrazierei ancora la Marianna Zambenedetti che ha fatto dei trucchi speciali, degli effetti speciali bellissimi su Amy Bergamo, ha fatto veramente dei tagli. Sembrava vero, una cosa impressionante. Comunque ricordiamo che stiamo parlando di Taglia Corto, che è un cortometraggio diretto da Pier Francesco Campanella, prodotto da Massimo Esposti e realizzato da Dalla Belfilm sì, come produzione, però è stato scritto da Lorenzo De Luca. Lorenzo De Luca, ricordiamo gli interpreti di Elisabetta Rocchetti, Cosimo, oltre a Amy Bergamo chiaramente, che è qui presente con noi, Cosimo Fusco, perché hai detto così, non dovevo dirlo. Sì, okay, <perfetto. ride> dai, ora non è che se ti faccio un gesto lo dobbiamo dire subito, insomma. No, ma Radio Roma è una radio molto presente, ma è come ma se, scherzo, come se si vedesse. Mi sento a casa, veramente. Noi cerchiamo di far vivere la scena in qualche modo. Giustissimo. A volte io dico arrivederci, però forse non è sbagliato. Giusto? Francesco so, è molto. No, perché so io chiedo sempre dire. Le conferme a Francesco perché è molto critico. Una volta con la fortuna di averlo qui in studio, voglio chiedere a lui, no? L'hai detto, sì, che è una fortuna. Come l'hai detto? Vabbè, ma è critico perché vuole le cose fatte certo. Bene. Adesso come dirai, mi dirai con me sul set, come regista. Elisabetta Rocchetti, comunque ricordiamo Cosimo Fusco, Manuel Oliverio, Alberto Marino, che è una precedenza che faceva lo speaker, mi sembra. Sì. Giampiero Corica. Che fa il maniaco. Ah, quello che doveva fare la risata da pazzo, chiaramente. Sì. Cioè, perfetto. Che poi è rimasto sfregiato, tra l'altro. Poi è rimasto. Non devo raccontare. No, che ci facciamo? Raccontiamo le cose. E per la prima volta sullo schermo Amy Bergamo. Per la prima volta sullo schermo Amy Bergamo, sullo schermo cinematografico. Devo dire, vogliamo anche ringraziare gli altri collaboratori, già che ci siamo. Certo. Visto che c'è nel tempo, perché normalmente quando le cose funzionano, il merito se lo prende il regista e gli attori. E invece dimenticando che questo è un lavoro di equipe e quello che conta è lo spirito di gruppo. Quindi un buon risultato lo si deve sempre all'apporto di tutti, indistintamente, dal regista all'ultimo dei macchinisti o degli elettricisti. Certo, o... allora vogliamo fare questo elenco? No, un elenco del telefono no, però perlomeno i nomi dei insomma, principali sì. Vorrei ringraziare per i costumi e le scene Stefano Giovani, il direttore della fotografia Davide Mancori, il montaggio di Franco Fraticelli, che è giusto appunto montatore storico del cinema italiano ed è stato il montatore di quasi tutti i film di Dario Argento, soprattutto quelli belli, da Profondo Rosso. Perciò non a caso abbiamo scelto come colonna sonora le canzoni di Dario Argento.